Anche lei, la scozzese, ha parlato in settimana, grande voglia, determinazione da parte sua. Primo pallone toccato in campionato per Yui Hasegawa. Fallo di mano, si continua a giocare a Gardi, il pallone passa per Rack. Hasegawa ha tempo e spazio per la giocata di esterno, grande tecnica, tocco vellutato per il 4 che va alla conclusione. Fuori di poco, il Milan flirta. Può giocare anche mezzala per le caratteristiche che ha, non lo ha quasi mai fatto con il Milan, ma davvero una giocatrice moderna. Spinelli va via molto bene, lungolinea Natale. Guardate il bel clima che c'è a Bari, dove Maurizio Ganza è già in maniche di camicia arrotolate su Hasegawa, destra sinistro e apertura con il mancino. È questo il suo piede forte, ma abbiamo visto prima calciare tanta passione, tanto amore da tutto il Giappone. Resta in avanti il Milan, ancora Hasegawa, è entrata perfettamente in una squadra, in un gruppo. Prima apertura per Hasegawa, che controlla il pallone, una finta dentro, poi destro-sinistro, ambidestra, lo ricordiamo, sinistra naturale, non gioca bene il Milan. Bisogna passare prima questa partita, perché come quella vale 3 punti, e allora un pensiero alla volta, anche se potrebbe esserci uno spiraglio di Juventus spettacolare, condita da Valentina Giacinti, apparecchiata da Natasha Daui, con il gol di Valentina Bergamaschi. Ministro, lei che è mancina, ma in questo caso probabilmente col destro si è più pericolosi nello scodellare sul secondo palo verso al parziale. Sule ha provato la nigeriana alla conclusione. La terra, Valentina Bergamaschi può andare all'uno contro uno con Marrone. Valentina Hasegawa, destro-sinistro, Yui, la conclusione alta sulla traversa. Ancora applausi per il 4. Il pallone rosso, Hasegawa, fa correre nel mezzo di Mister Ganza. Allora ecco Yui, Hasegawa, pallone per Giacinti. Leggete che ha alternato tanto bene il tiro rosso a tutta disposizione. Quando siamo giunti al 20° minuto quasi del per Spinelli, dicevamo di Milan e Juventus, sono due squadre a punteggio pieno in trasferta in questa Serie A. Due formazioni vantaggio. Ogni giornata andiamo ad aggiornare, ad elencare tutti i record superati da questo Milan. Non sarà semplice nella storia proprio del Milan femminile fare meglio. Hasegawa per Grimshaw, intervento ruvido, due volte riesce Lea ad uscire, palla al piede, a combattere ancora con Yui, indica la verticale, si appoggia Spinelli a supporto, pallone al limite, 4 punti, Napoli con questo momentaneo pareggio 6-5, dopo 3 punti nel minuto, non danno tanta serenità a San Marino, ma giocherà sul campo di San Marino, abbiamo visto il suo nome, per Emma Valla, che si butta spesso in avanti, cercare lo spazio tra punte braccetto, ma la fatica di Bari, Sassone al vento. Intanto Valentina Giacinti con questo gol raggiunge l'ex compagna, amica, nonché capitano del Milan, Daniela Sabatino. Alle nostre ragazze, difende come un castello a zona il Bari negli ultimi metri, pallone sul primo palo, tocca Giacinti, poi Grimshaw, Rask di sinistro, di collo interno più che di un piatto a giro. Vedremo poi se sulla rincorsa cambierà traiettoria per aprirsi ed andare di piattone. Dritto per dritto, la palla sul primo palo, arriva il primo gol, cavallo del Milan, l'esordio nel primo minuto di Yui Hasegawa con questa maledetta, la palla su e poi flot sul primo palo a battere di Yui, a tutta ad abbracciare il talento giapponese. Che gol di Yui Hasegawa, rivediamo la conclusione perfetta, dritto per dritto. Dicevamo di questo collo interno, di questa maledetta, caricata e preparata dalla rincorsa lineare, dritta per... Non vediamo quindi per seguire questa partita, con un po' più attenzione. Un paio di persone,
Che vanno ancora in verticale con lo scatto, la profondità di Valentina Giacinti, Asegawa di prima intelligente, Bergamaschi scivola bene in mezzo, Giuseppi Agar, Spinelli è pronta a ricevere, invece la palla da verticale da Asegawa, uno dei primi pochissimi errori della sezione che arrasta con la punta del fondo, con le spalle di Rizza che rimette con le mani per il giro di Asegawa. Seconda in classifica Milan e l'ultima in classifica di Serie A che è la Pink Bari, trovata tra le linee, molto bene la sterzia Asegawa sul punto di battuta, è lei vendiziata insieme ad Agard ad arrivare su questo pallone, ecco proprio Spinelli di testa alta sulla trasversale da sola, e Milan può quasi permettersi di giocare a due in difesa mantenendo superiorità numerica. Guardate come palleggia Asegawa, piccolo folletto, guardate, nonostante la differenza fisica al pallone nota anche Rizza una partita più che positiva, e poi la non sorpresa ma sorpresa Spinelli, Bergamaschi, Asegawa, il numero 4 che si trova in mezzo a 3 riesce a discendere sempre molto bene, e la sua parte ovviamente rimane del gioco, si ritrova sempre con la camicia rotolata su, passione e calore che bruciano dentro la nostra coach. Asegawa, pallone non perfetto, poi Asegawa per Rizza che dà un giro dietro di testa a Fusetti Pirasca, strisciuglio Novellino, ancora Asegawa molto bene, brava anche, attenzione calcio d'angolo per il, tutto pronto in area di rigore, chiama lo schema, alza il braccio destro Yui, palla per Spinelli che passa e poi per Giacinti, voleva la chiusura, Polis dentro e arriva la doppietta di Yuri Asegawa, Isbio che quindi piazza con il numero femminile, con ogni probabilità bisogna tornare alla prima giornata di campionato proprio a Bari, la prima storica del Milan, per andare a scovare, sbaglia l'aggancio, a parte Rizza centrocampo tutto straniero, eccola qui servita, numero 13 del da conoscere in diverse occasioni, su tutte i mondiali under 17 in Costa Rica nel 2014, aveva 17 anni, tra le quali poi anche i mondiali di Francia 19, superata la fase girone.